E allora ragazzi, salve a tutti, io sono Gaz734 e oggi siamo sull'account di BestStama e andremo a rollare ben 12.122 gemme. Sì, è un codice binario che in realtà vuol dire oggi prenderemo begli eroi. Quindi state pronti? Quindi vediamo che cosa riusciamo a trovare. Abbiamo un po' troppi eroi verdi. Questo qui è il treno ragazzi delle 2.03 del mattino. Cominciamo con una bella rollata da 3. E prendiamo un campione gelatinoso, ma non ci scoraggiamo, continuiamo. Io ho bisogno. Beh, il golem, devo dire. Ehi, ho detto il golem, non la strega del gelo. Dicevo, il golem sarebbe molto, molto gradito. Oh, no, vabbè, vabbè, no. Cioè, quanto ho rollato? 1.000 gemme, boom, golem. Ok. Adesso mi servirebbe il cavalier teschio. Non la strega del gelo, avrei bisogno del cavalier teschio, che è molto importante. Oppure, non so, volendo una copia del Duca Zucca che potremmo utilizzare per evoluzione. Che dici? Campione gelatinoso? Non è la copia del Duca Zucca che ci serve. Neanche questo campione gelatinoso. Forza! Dio del tuono potrebbe servirci. È un leggendario, quindi sono punti in più. Questo ragazzo con tutte le slot libere che ha potrebbe arrivare tranquillamente a 80.000 punti in una giornata. Continuiamo. No, non continuiamo, va bene. Rilassati, con calma, andiamo a vedere il golem. Che talento ha! Dov'è? Dov'è? Eccolo qua. Golem utilizzo. Hai ottenuto un golem. Yeah! Anche il dio del tuono, molto importante. Ok, andiamo a vedere che talenti hanno questi due eroi. Andiamo sugli elite e torniamo indietro. Golem con colpo pesante 1. Guarda, abbiamo rollato poco fa un talento causa missione, quindi sostituiamo, gli diamo Ira del Cielo 3 e boom, siamo felici così. Per quanto riguarda il Dio del Tuono, invece, ha Tenacia 1, quindi non ci importa proprio. Continuiamo con le gemme, vediamo cosa troviamo. Un Cavalier Teschio, abbiamo bisogno di un Cavalier Teschio. Oppure di una Regina Arpia. Oppure di una Candy Cane, sai che non ricordo. Candy Cane, Candy. Dove sei? Non ci sei. No, di Candy Cane ne avevo bisogno, quindi forza! Non è questa la rollata che volevo. Vediamo un po' che cosa esce in qualche rollata da uno. Ciclope. Un altro ciclope, perché insieme hanno due occhi. Uno sciamano, perché lui, vedete, se guardate bene lo sciamano ha le fessure negli occhi, quindi i ciclopi li sacrifichiamo sullo sciamano, otteniamo qualcosa tipo. Un altro sciamano, no, vabbè, ora ci servono due ciclopi. Uno c'è, dai, dammi l'altro, no, scherzavo. Rotata da uno. Anzi, abbiamo un sacco di slot libere anche qui, ne abbiamo ben 21, quindi cambiamo e facciamo 7 rollate da 3. 7 rollate da 3, ce la facciamo con le gemme? Sì, vediamo un po' cosa troviamo. Una. E no, due, e no, tre, forza. No, ok, che 12.000 gemme forse non sono un numero spropositato, però far uscire due leggendari di cui uno solo ci serviva, anche se all'inizio, non è il massimo, quindi quattro. Ma che abbiamo? What? Devo aver fatto male i conti. Ma devo averli fatti un sacco male i conti. Ok, vediamo se c'è qualche rigenerazione 5 che potrebbe farmi piangere. Intanto è vero, ragazzi, vediamo se questo ragazzo ha qualche. Ok, 4. Rigenerazione 5. Wow, spargimento 5, complimenti. Perché se tipo dovessi trovare una rigenerazione 5 su qualche eroe, potrei piangere. Visto. Cos'era quello? Ok, 2 su 5. Già ho visto com'è andata nei miei ultimi roll. Ok, cioè non è ok perché ho. Però vabbè, avete capito, no? Via via via, sacrifica! Ok, ancora 4.000 gemme. E va bene, preferisco rollare nelle slot più semplice, più veloce. Boom, da 3 leggendario. Ok, no, non è decisamente leggendario. Riproviamo. No. Da uno? Da uno? Da uno? No, ok. Stop. Leggendario. Leggendario. Ah, ho finito tutto. Sacrifichiamo sempre su Dracula perché la skill a 9 di Dracula è tipo devastante.
distrugge tutto. Abbiamo 11 slot, non 21. Io avevo letto proprio male. Boom. 3, 6, e dai. 9, dammi il golem. Eh no, il golem già ce l'ho, scusa, dammi il... come si chiama? Quell'altro, il cavalier teschio. Vediamo se riesco, vediamo se riesco a farlo uscire. Forza. 3, ok, 1, ultima ruota da 3. Forza cavalier teschio, su! Druido, mannaggia. Abbiamo preso 3 eroi leggendari, i quali vogliono dire un sacco, ma un sacco, ma un sacco, ma un sacco, ma un sacco di punti. Quindi non sarei così triste se fossi nei panni di questo ragazzo. Perché una volta arrivato ad 80.000 punti potrà anche lui cominciare ad ottenere le 100 gemme giornaliere. Quindi davvero tantissime, ragazzi. Ok, vediamo un po', abbiamo frammenti? Boah, ne abbiamo un sacco di frammenti. Allora guarda, io non voglio privarti della possibilità di potenziare questo eroe, perché davvero è una sensazione bellissima prendere un eroe e allevarlo da sé. Quindi non utilizzerò né libri, né distintivi d'onore, né frammenti, né nulla. Ho soltanto sacrificato, abbiamo la skill a 2. Sono davvero contento di aver preso il golem, perché è davvero un eroe fortissimo. Ragazzi, per questo video è tutto, io spero vi sia piaciuto, vi invito a lasciare un like ed un commento, e soprattutto, se ancora non l'avete fatto, vi raccomando, iscrivetevi al canale. Quindi, già sapete tutto, ci vediamo alla prossima!